fottute divise. Stammi a sentire. Stammi a sentire, John. È meglio farsi il sangue amaro che spargerne sui miei tappeti. Andrà tutto liscio. Dovete farlo per Grace. Quei bastardi nel salone sono la sua famiglia. E se qualche coglione oserà sgarrare e metterla in imbarazzo, se voi, i vostri parenti, i vostri cavalli o i vostri figli di merda solo vi azzarderete a far... Che cosa vuoi? È giusto avere paura. Tutti abbiamo paura. Perché nessuno è arrivato così lontano finora. E ora siamo a poche settimane dall'Oceano Orientale, la nostra strada verso casa. Costruiremo una flotta di navi e risalendo il Nilo arriveremo sino in Egitto. Una volta ad Alessandria saremo a casa in poche settimane. Potremo rivedere le persone care, condividere con loro i grandi tesori e i racconti dell'Asia e gioire della nostra gloria fino alla fine dei tempi. Sai, quando ero piccolo parlavo sempre con la luna. Te la sei inventata questa? Dio, non lo faccio da un sacco di tempo. E lei non ti risponde mai? Prima lo faceva. Ora invece mi ritrovo su una terrazza a parlare con me stesso. Come uno svitato. Una multa. Per non aver rimosso gli escrementi del tuo animale dal suolo pubblico. Spiegazione? Il tuo cavallo ha cacato lungo la strada. State scherzando? Dicono tutti così. La fa sentire meglio. Raccontarsi che era per una buona causa. Che l'ha fatto per salvarla. Salvarla da sua madre. Vogliamo solo darle una vita migliore. Lei non può decidere della sua vita. Eileen è la madre. Se la giudicava una cattiva madre, allora doveva informare i servizi sociali. Altrimenti la madre è lei. Ed è stato orribile fingere di essere un pagliaccio come te. Cosa? Non è vero, Pikachu? Non ero io a duellare contro Mario. L'ultima cosa che ricordo è che mi ha attaccato con la sua carta delle divinità egizie. Ehi, a proposito di Marik, che fine ha fatto? E il resto del gruppo? Si può sapere che sta succedendo? Bravo, è proprio quello che dovresti fare. Aspetto qui anch'io, se vuoi. Come no, certo. Non dovresti fregare le persone, soprattutto quelle che poi vengono a cercarti. Vuoi farmi stare male? Torno adesso da lavoro. Ellie, chi si occupa di quei bambini è gente speciale. È gente che fa volontariato anche se non è festa. E noi non lo facciamo neanche se è festa. Beh, e se ci fosse qualche catastrofe? Tipo bomba atomica? Che ne so. Se una ragazzina finisse davanti alla porta di casa nostra, la manderemmo via perché noi non siamo abbastanza speciali. Beh, dipende. Ci sarebbero tanti fattori in gioco, insomma. Le razioni di cibo, il raggio di esplosione. El, non puoi trasformare una frase detta alla leggera in una scelta che ti cambia la vita. Io scherzavo. Non mi interessa chi vince. Basta che Kylo Ren perda. Chiamate la polizia, sporgeremo denuncia. Sono quasi 20 anni che questo criminale perseguita la mia famiglia. È uno spietato avventuriero e un truffatore che plagia le donne anziane, malate e deboli di mente. E probabilmente le scopa anche. Sei pronto a riprendere servizio? Sei guarito? Che ci fai a casa mia? Perché sei qui? Perché stai sul mio prato? Il tuo prato è morto, Walt. Esatto, ecco perché l'ho seminato e ho sparso merda di vacca ovunque, per farlo ricrescere. Non è merda di vacca. Come sarebbe non è merda di vacca? È roba di fogna, viene dai cessi. Dall'impianto di trattamento, giuro su Dio. Ho pagato $400 per questa merda stronzata. Merda umana. Secondo te perché uso la compostiera? Non succederà. E chiamami padre o ba, scegli tu. Ben fatto, gocciolina. Hai superato la prova. In questo futuro invece non fate altro che seminare il panico distruggendo qualunque forma di vita. Ma il vostro gioco è finito ormai. Ho deciso di riportare la pace nel mondo e non vi permetterò di rovinarmi i piani. Nessuno potrà fermarmi. Troppo facile. Sei disposta a vivere per me? Sì. Attenta. Non promettere una cosa così, con leggerezza. Il desiderio diventa resa, la resa diventa potere. La signorina lavora, come versa da bere se le tieni il braccio? Lasciala. Grazie. Tutto bene? Sì, è ubriaco. Lo sono se ho perso tempo con te. Troia.
Ma che classe! Salve, io sono Mark Watney, un astronauta. Sto tenendo questo diario come testimonianza. Nel caso non ce la faccia. Qui sono le 6:53 di Sol 19 e sono ancora vivo. Beh, evidentemente, ma credo che questa sarà una bella sorpresa per i miei compagni e per la NASA. E per il mondo intero, davvero, quindi... Sorpresa. Voi tre prendete l'altra navicella. Portatela al comando di flotta al centro di ricerca. Io recupero l'oggetto e vi seguo con il Condor. Vengo con te. No, va con gli altri. Non è la procedura. Va con gli altri. È un ordine. Comunque è più onesto di molte relazioni che puoi avere. Vuoi dirmi che non ti sei mai scopato una passera a Saigon? Sono un tipo romantico. Io sono un femminista. Se vogliono vendermi la loro fica, hanno il diritto di farlo. Cazzo. Tanto finiresti per pagare in ogni caso. Un momento, rallenta. Hai avuto un incidente. Perché non torniamo al mio garage? Farò un'analisi diagnostica e ti aggiusterò in un attimo. Grazie, apprezzo la tua assistenza. Nessun problema. Come devo chiamarti? Suppongo che il mio nome corretto sia Robot da guerra difettoso B5429. Magari ti chiamerò soltanto Clank. Lascia che io ti racconti una vicenda del passato. Riguarda da vicino la storia del clan Uchiha. Vedi, Sasuke, devi sapere che Madara aveva un fratello. Un fratello minore. Sostituiscila con Clementine, ha già fatto il lavoro. La vecchia unità? Magari lasciala a terra stanotte, se qualcuno vuol farsi un giro. La ritiriamo domattina. Ho saputo che cosa è successo. Mi dispiace. Quel figlio di puttana è morto per me. Può scordarsi la carriera, può scordarsi di me, di tutto. Ti porto a casa? Era così tanto che non ascoltavo il suono di un'altra voce. Come posso esserti d'aiuto? Ogni attività di successo richiede costante impegno e determinazione. Individuare le potenzialità è il mio lavoro e voi ne avete molte. Fred, tu sei il caterpillar, i muscoli. Grande. Daphne è quella socievole, l'empatia. Oh. E Velma ha cervello e capacità tecniche. Grazie. Ma voi due neanche ascoltate. Vi limitate a mangiare un sandwich di proporzioni clownesche. Ok, ora tocca a te. Solleva la tovaglietta. Che cosa hai combinato? Sollevala. Che cos'è? Sai quella luna di miele che ti avevo promesso 6 mesi fa? Hai in mano 2 biglietti aerei per il Costa Rica. Prepara il passaporto, piccola. Ehi. Che cos'hai? Grazie, un gesto mite, Gesù l'avrebbe gradito. Pensavo, mentre il reverendo riposa la voce, potremmo cantare? Rev, se concorda, tossisca una volta. Bene, dunque, 2 colpi di tosse, allora concorda 2 volte. Perché non cantiamo Amazing Grace? La conoscete tutti, altrimenti è nell'innario. Ripeto, Amazing Grace.